Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Noi siamo Cecilia ed Ellie di Fashion Dog Italia e oggi siamo qui per parlarvi di 5 rimedi con i quali potrete combattere il caldo insieme al vostro amico a quattro zampe. Come vedete, Ellie è abbastanza abbattuta per via del caldo, infatti dorme tutto il tempo perché qui in Sicilia ci sono 45 gradi, c'è veramente caldissimo e quindi vi faccio vedere in questo video cosa potete fare per combattere il caldo col vostro cagnolino. Ciao, restate con noi! Metti a bollire 150 g di carne. A questi potrai aggiungere un cucchiaio di piselli, un cucchiaino di salsa di pomodoro già preparata e a questo andrai ad aggiungere carote e prezzemolo. Carote circa un cucchiaio e prezzemolo proprio qualche fogliolina. Mi raccomando di non aggiungere sale e lasciare cuocere per circa 20 minuti. Appena sarà pronto, lascia che si freddi, spezzetta la carne e poi versa il tutto dentro un bicchiere. Ti ricordo che puoi preparare un'altra pietanza, come ad esempio pezzettini di frutta bollita, mele e pere oppure banana, e mischiandola sempre insieme alla carne e fare lo stesso procedimento. Quindi vai a inserirlo in un bicchiere e poi congela. Mi raccomando, se il brodo non riesce a coprire completamente la carne, aggiungi un pochino d'acqua così che la carne sia tutta dentro. Poi mettilo nel congelatore per almeno 3 ore. Il risultato è questo, ho semplicemente tirato fuori il bicchiere ovviamente con il composto congelato e l'ho passato sotto il rubinetto per circa 30 secondi, giusto per fare staccare il ghiaccio appunto dal bicchiere di plastica. E adesso prendiamo un piattino di plastica oppure una ciotolina e versiamo il contenuto. Possiamo dare quindi un ghiacciolo al nostro amico a quattro zampe così che possa rinfrescare il suo palato. Un'altra cosa che faccio sempre è portare con me una borraccia come questa durante le passeggiate o quando vado in spiaggia. In pratica la borraccia si riempie, si svita da qui il tappo e poi quando voglio fare bere il cane, mi basta premere la borraccia e il contenitore funge da ciotola. Questa borraccia è comodissima perché la potete infilare tranquillamente nella borsa, nello zaino, quello che utilizzate comunque per portare i vostri effetti personali in giro e quindi il vostro cane potrà sempre bere e essere dissetato in qualsiasi momento. Se andate ad esempio in spiaggia in un posto dove c'è molto caldo, vi consiglio di congelare quantomeno per metà dell'acqua e poi tirarla fuori, aggiungerne dell'altra e portarlo in giro così l'acqua si manterrà sempre fredda. Un altro consiglio che posso darvi è quello di bagnare l'asciugamano che utilizzate di solito per il vostro cane, così che il cane possa distendersi e sentire il refrigerio di un asciugamano appunto bagnata. Dovrete bagnarlo semplicemente con dell'acqua, mi raccomando, dell'acqua fresca e strizzarlo benissimo al massimo. E poi potrete metterla o in terrazza oppure dentro casa se avete le mattonelle. Mi raccomando di bagnare spesso la testa del vostro cane quando fa molto caldo, quindi fate delicatamente e bagnate il pelo. In questo modo il vostro cane rimarrà sempre fresco col pelo umido. Cambiate spesso l'acqua della ciotola mettendo acqua del frigorifero. Molti utilizzano il ghiaccio, mettono anche all'interno dei cubetti di ghiaccio, ma secondo me sono pericolosi perché il cane potrebbe affogarsi con i cubetti di ghiaccio. Quindi è bene cambiare spesso l'acqua e utilizzare appunto acqua molto fresca del frigo. Se questo video vi è piaciuto, allora vi chiedo di zampare un like, iscrivervi al canale e poi di condividerlo sui vostri social così che tutti possano guardarlo. Ciao a tutti, al prossimo video da Cicci ed Ellie che dorme qui sotto. Ciao!